possiamo dire che a distanza di 6 mesi l'orchestra ha spiccato il volo perché dopo 2 concerti eseguiti al Teatro delle Arti, l'orchestra è stata conosciuta dagli addetti ai lavori, è stata apprezzata, per cui sono venuti fuori un sacco di contatti, una marea di contatti che ci hanno portato a eseguire un'innumerevole serata, insomma. Quest'anno saremo all'Arena del Mare con 5 serate, cioè, possiamo dire che a distanza di 6 mesi l'orchestra ha spiccato il volo perché dopo 2 concerti eseguiti al Teatro delle Arti, l'orchestra è stata conosciuta dagli addetti ai lavori, è stata apprezzata, per cui sono venuti fuori un sacco di contatti, una marea di contatti che ci hanno portato a eseguire un'innumerevole serata, insomma. Quest'anno saremo all'Arena del Mare con 5 serate, cioè con 3 serate con l'esecuzione delle opere, perché abbiamo stabilito, si è creata una sinergia con la Golden Band and Music, e quindi faremo 3 opere all'Arena del Mare in sinergia con questa associazione. E in più poi noi come orchestra faremo altre 2 serate, una il 20 luglio che abbiamo titolato Carosello Napoletano, nella quale saranno eseguiti i brani classici napoletani, e una seconda serata poi il 25 agosto, che è un concerto sinfonico a tutti gli effetti. Eseguiremo nella prima parte un concerto sinfonico per violino solo e orchestra di Tchaikovsky, e nella seconda parte eseguiremo la settima sinfonia di Beethoven, di quanto dire a livello di musica sinfonica, insomma. Quindi abbiamo tutti i numeri per poter effettuare queste serate, per poter eseguire queste serate con questa orchestra che veramente è eccezionale. Perché eccezionale? Perché abbiamo selezionato nell'ambiente salernitano e nei paesi intorni, diciamo, 55 elementi, i più bravi, i più quotati, i più professionali, per cui è venuta fuori un'orchestra veramente valida. Tant'è che addirittura noi il 10 settembre, dopo il 25 agosto con questo concerto sinfonico molto importante, il 10 settembre saremo addirittura a Berlino, in un grande parco, nel Garten der Weil, una cosa del genere, non ricordo bene, parco importantissimo, e siamo stati invitati lì ad eseguire un concerto sinfonico. Tutto questo chiaramente è il risultato di un'orchestra che ha tutti i numeri per poter eseguire serate importanti come queste, per essere contattata e invitata a eseguire concerti fuori a Salerno, fuori Salerno e addirittura in questo momento anche fuori Italia. Noi siamo qui oggi sul Comune, nel Palazzo di Città, per fare la conferenza stampa proprio per la presentazione di queste 2 serate che abbiamo all'Arena del Mare, come dicevo prima, il 20 luglio con Carosello Napoletano e il 25 agosto con questo concerto sinfonico di altissimo profilo artistico. Non dovrei aggiungere altro, credo di aver detto tutto. Verdi, il 9 appunto come hai detto, all'area archeologica di Fratte e con ripetizione l'11 di luglio all'anfiteatro Romano di Avella in provincia di Avella. A seguire il 13 e il 14 con Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini all'Arena del Mare di Salerno e per concludere la Grande Bohème di Giacomo Puccini il 6 di agosto. Ci sarà però anche una trasferta tedesca, insomma. Una trasferta tedesca ci sarà per l'orchestra Claudio Bado,
che porterà appunto la nostra tradizione partenopea appunto in Germania. Per queste tre opere tra Salerno ed Avellino ci sono tanti giovani sul palco. Sono loro i protagonisti sin dall'inizio. Queste tre opere sono frutto di un progetto che è nato ad ottobre e si chiama appunto Opera Lab Io Debutto. Parlare della Genesi avrei bisogno di molto altro tempo, ma hanno iniziato un percorso di formazione, gli interpreti principali, fino ad arrivare appunto al grande giorno degli eventi.